Nel coinvolgente episodio di Storie Italiane, condotto con passione da Eleonora Daniele su Rai 1, si è verificato un evento straordinario durante l'ultima diretta del 5 ottobre 2023. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, vogliamo chiedervi un piccolo favore, un gesto che per noi rappresenta un segno di immenso apprezzamento. Un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale. Grazie di cuore. Il programma si distingue per il suo scopo di narrare storie sorprendenti e di vita quotidiana, in cui i protagonisti condividono le loro esperienze supportati da esperti e inviati. In questa puntata, Eleonora Daniele ha affrontato argomenti vari, tra cui la delicata questione dell'eredità di Gina Lollobrigida, il processo di Andrea Piazzolla e gli aggiornamenti sulla strage di Mestre. Alla fine della trasmissione, è stata condotta un'intervista emozionante con Alda De Usanio, che ha condiviso la sua toccante esperienza riguardo a un incidente accaduto circa 10 anni fa. Durante i ringraziamenti di chiusura, mentre la sigla finale, Storie di tutti i giorni, di Riccardo Fogli stava per iniziare, Eleonora Daniele ha improvvisamente interrotto la regia per condividere un annuncio importante. Ha chiesto alla regia di togliere la sigla, esprimendo l'importanza di ricordare avvenimenti significativi come quello del giorno in cui si celebra la memoria di Norma Cossetto. Norma, giovane studentessa istriana, fu vittima di torture, violenza e venne gettata in una foiba nel tragico evento del 1940. Eleonora Daniele ha sottolineato che questa è una storia emblematica delle sofferenze e dei drammi vissuti dalle donne dell'Istria e della Venezia Giulia tra il 1943 e il 1945, rendendo l'episodio ancor più rilevante ed emozionante. Vi ricordiamo di supportare il canale con un piccolo gesto che per noi rappresenta un segno di immenso apprezzamento. Un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale. Grazie di cuore.